Qual è lo scopo di questo convegno? Lo scopo di questo convegno è di portare ai nostri installatori di tutti i livelli, sia impiantisti, sia artigiani del legno, sia artigiani dell'edilizia, quelle che sono le novità, le innovazioni tecnologiche che oggi siamo tenuti a conoscere obbligatoriamente per poter costruire, per poter essere artigiani a livelli tecnologici, comunque di consapevolezza importante. E questo è un cammino che va a braccetto anche con possibili e obbligatorie detrazioni fiscali? Sì, questo senz'altro, ma la cosa più importante è che oltre alle detrazioni fiscali, questo tipo di giornate che sono fondamentali perché l'installatore, l'impiantista deve essere a conoscenza di tutte quelle che sono il sistema di realizzazione della casa, trasversalmente, perché anche in maniera operativa se un installatore sia elettrico che idraulico non è a conoscenza poi delle caratteristiche anche quelle di muratura, di costruzione, poi le realizzazioni non vengono come devono venire, ecco, quindi la completezza di tutta la costruzione casa deve essere. Quindi è cambiato anche il ruolo, il vostro ruolo rispetto a 15 anni fa? È cambiato il ruolo rispetto a 15 anni fa, anche perché poi il cliente, quando siamo lì a realizzare e diciamo che siamo coscienti di quello che realizziamo, anche l'aspetto della detrazione fiscale, quali sono gli aspetti fiscali, quello che può essere detratto, come detratto, non è detto che lo dobbiamo sapere benissimo, ma dobbiamo avere conoscenza di tutto questo ventaglio, dalle tecniche di costruzione che non sono competenza degli impiantisti magari, anche a quello che è l'aspetto fiscale, quindi gli artigiani evoluti. Quanti sono gli impiantisti in provincia di Arezzo? Ma iscritti a Confartigianato sono oltre 500 installatori elettrici e altrettanti idraulici, poi termoidraulici, quindi si parla di qualche migliaio di installatori di impianti, oltre poi a tutte quelle che sono le imprese del settore edilizia, che sono molte di più.